un appuntamento decisivo anche nel contesto internazionale in cui ci muoviamo. Oggi il 9 di maggio e quindi gli eventi collegati non rappresentano solo una bella cerimonia di ricordo di quello che è stata l'Unione Europea, di come fin dagli anni 50 l'Italia fu protagonista fra le sei prime nazioni e come Firenze ha avuto un ruolo da protagonista. Non a caso l'Università Europea è nella nostra città proprio perché fin dal 1975 personalità come Giorgio Lapira, Mintore Fanfani arrivarono a prevedere che la città per vocazione culturale dell'allora mercato comune europeo era giusto che potesse pensare a avere l'università. Noi oggi ci troviamo in un momento delicatissimo perché la crisi dell'Ucraina e quindi l'oppressione russa, l'aggressione russa determina una situazione di guerra e una situazione di così grave preoccupazione per ciascuno di noi e quindi da una cerimonia quest'anno gli Stati dell'Unione si sono trasformati in un vero luogo di dibattito, di confronto e non a caso ecco la presenza delle massime personalità della Commissione europea e in generale di quelle che sono le istituzioni europee.